La Playhouse del Mad Mall di mattinata chiude la sua prima rassegna musicale con un artista le cui spericolate performance in vocalese mandano in delirio il pubblico e un ritorno a casa, quello di Gegè Telesforo, al jazzista foggiano Pasquale Arena, direttore artistico del Cultural Store nel cuore del Gargano, ha affidato l'elegante finale del primo cartellone dedicato alla musica italiana di qualità che ha visto esibirsi anche Consa Quartet e Renzo Rubino. Cantante, musicista, compositore, conduttore e autore di programmi radiofonici e televisivi, Gegè Telesforo da tempo è impegnato in Sounds for Children, realizzando incontri musicali nelle scuole più disagiate della capitale. Obiettivo? Dare attraverso un approccio innovativo legato alla musica la possibilità di esprimersi e di comunicare liberamente. Quella musica arriva dritto al cuore anche dei suoi conterranei. A mattinata l'annuncio della nomina di Gegè Telesforo come Goodwill Ambassador UNICEF, durante i live che lo portano in giro per l'Italia, e la musica di Fans Lorai del suo ultimo album uscito nel 2016 a incarnare i valori del progetto. Il disco, frutto di 2 anni intensi di lavoro tra Brooklyn, Madison, Londra e la campagna nord di Roma, nasce come un lavoro collettivo di 20 grandi artisti che si ritrovano uniti in una sola ed unica voce. Uno dei suoi singoli, Let the Children, con il relativo videoclip realizzato da Simone Calcagni in collaborazione con l'UNICEF, ispirato alla celebre poesia di Khalil Gibran, I figli, espressamente dedicato ai bambini.